Per cominciare anche questa mattina è così fino al 10 di giugno meno 12, come ci sottolinea il tecaldo più famoso di YouTube, iniziamo con questo spettacolo, Lucia San Siro, anche perché la notizia di oggi è che San Siro non si tocca. Non sarà concesso demolirlo e abbatterlo e la consideriamo una vittoria anche del nostro canale che da sempre si è battuto per salvare un monumento come San Siro. Dalla edizione di questa mattina infatti della Gazzetta dello Sport risulta che la sovrintendenza metterà un vincolo culturale storico al secondo anello da subito neanche aspettando il 2025 e dunque non sarà possibile demolirlo e questo mi sembra il minimo per un uh, monumento una, un simbolo di storia di, di calcio riconosciuto in tutto il mondo è uno spettacolo come abbiamo visto nelle ultime partite luci a San Siro, grandi match, semifinale di Champions League e quant'altro servirà invece una ristrutturazione per trasformarlo anche risolvere tutte diciamo le problematiche dovute all'usura del tempo e a modernarlo e trasformarlo in un impianto di ultima generazione. Molto bene, devo dire, anche se ci saranno quelli eh ma il progresso, le cose non toccate San Siro, lì c'è la nostra storia, il nostro cuore e ma Wembley, Wembley aveva la pista d'atletica, uno stadio che non è mai stato concepito per il calcio come invece è stato San Siro e come abbiamo detto fin da subito si può ristrutturare. Adesso cosa succederà? Secondo le, la Gazzetta le strade di Inter e Milan si separeranno non essendo più possibile una demolizione e una costruzione a ridosso di San Siro della cattedrale e quindi non essendo neanche possibile intervenire sulla Maura come voleva in, una prima, diciamo, in un primo momento il Milan probabilmente si sì, andrà fuori Milano per quanto riguarda i rossoneri Sesto San Giovanni rimane l'opzione più calda mentre l'area di Rozzano Assago diventa quella per l'Inter da prendere in considerazione e sempre che appunto invece non prenda piede l'ipotesi ristrutturazione come abbiamo sempre caldeggiato un Milan che può anche uscire l'Inter può tenersi san siro abbiamo detto questo in una delle live approfondimento che potete trovare ancora sul canale continuate a iscrivervi che dobbiamo raggiungere numeri mai visti entro la finale di Istanbul continuare a crescere grazie per il grande sostegno che ci date che conferma quello che è il nostro lavoro la nostra onestà la nostra educazione e rispetto nonostante tutti i cialtroni denigratori che inquinano tante diverse piattaforme prima notizia la seconda è che si va verso un patteggiamento della Juventus come avevamo anche qui anticipato insieme ad Alessandro Giudice senza nessun ricorso come avevamo detto proprio per chiudere subito la partita velocemente e avere subito la penalizzazione in questa stagione e non compromettere la prossima penalizzazione dell'UEFA potrebbero arrivare un paio di punti ulteriori da aggiungere ai 10 una Juve che così perderebbe come pena afflittiva anche l'Europa League rimarrebbe in conference ma poi verrebbe squalificata dalla UEFA per una stagione questa è un po' la previsione che si fa chiaramente dubbi altre diciamo ipotesi e considerazioni che si fanno ieri sentivo il collega sandro sabatini che lui sosteneva come si dovesse invece intervenire sui campionati viziati da queste diciamo manovre in, piuttosto che su, su quello attuale o prossimo e quindi andare a revocare dei titoli conquistati con queste manovre tutte cose su cui possiamo continuare a discutere tanti indignati secondo cui la pena sarebbe troppo lieve i juventini e i giornali diciamo vicini continuano a parlare di ingiustizie per quanto ci riguarda ci concentriamo sulle cose che ci interessano più da vicino e su Istanbul non dobbiamo farci distrarre in nessun modo da nessun tipo di situazione esterna e anzi adesso archiviato anche il bellissimo matrimonio di Lautaro e Agustina a cui facciamo di nuovo i nostri migliori auguri, le congratulazioni, la bellissima festa a Villa d'Este sul lago di Como, tanti tanti compagni di squadra, amici, compagni di squadra all'Inter e della nazionale, non c'è stato Messi come invece si pensava, grande assente della, della serata, balli e feste come penso sia dovuto ogni matrimonio, qualcuno diceva si poteva aspettare dopo la, la finale del Champions ma poi ci saranno le meritate vacanze e c'è oggi un'altra giornata di riposo concessa da Inzaghi si torna a lavorare domani pomeriggio per riprendersi e recuperare quindi c'è tutto il tempo non bisogna però allentare troppo la presa sull'acceleratore perché raggiunta una condizione veramente invidiabile e importantissima come si è riusciti a fare in questo finale di stagione bisogna mantenerla fino al 10 di giugno, quindi turnover sì, riposo sì. Vi ricordate anche durante la stagione appena si è alzato un attimo il piede dall'acceleratore, poi lo si è pagato. Non bisogna fare errori del genere. Bisogna tenere alta eh, la condizione, l'entusiasmo, la voglia di vincere, la voglia di arrivare a Istanbul e scrivere la storia che in ogni caso è stata scritta. E come riporta anche nel suo ultimo comunicato la Curva Nord, in ogni caso comunque si torni da Istanbul con o senza quella cosa là che non nominiamo sempre insieme alla sciarpa di Vincenzo che è qua con noi e sarà con noi fino a Istanbul comunque vada è un Inter che torna da vincente qualsiasi cosa succeda a Dazon davano 8 alla stagione del Milan che è ancora dietro all'Inter e speriamo che ci rimanga perché c'è comunque una differenza di un 2 milioni tra quarto e terzo posto basta un pareggio con un Torino che invece vuole punti per, per guadagnarsi un pass europeo che probabilmente arriverà dopo la squalifica della Juventus però anche qui non escludiamo mai nulla, capite che... Da un giorno all'altro cambia sempre tutto e eh, bisogna fare solo i complimenti perché, se si dà 8 al Milan, l'Inter, l'abbiamo detto, bisogna dare 15, perché il Milan è uscito dalla Coppa Italia, ha perso la Supercoppa da campione d'Italia, adesso finisce terzo o quarto. Eliminato dall'Inter in semifinale di Champions League Ok, grande traguardo la semifinale Però a questo punto dove sono tutti i denigratori di Simone Inzaghi Che ha vinto una Supercoppa a Riyadh con una partita magistrale Che tanti si sono già dimenticati Una Coppa Italia eliminando squadre come Atalanta, Juve e sconfiggendo in finale la Fiorentina e poi ok le 12 sconfitte di campionato che speriamo rimangano tali ma una finale di Champions come ha detto Zang inimmaginabile solo altre 5 volte nella storia si è arrivati fino a lì e probabilmente con squadre anche più forti, nonostante tutte le difficoltà che si sono passate e superate, non si può che fare i complimenti alla proprietà, alla dirigenza, all'allenatore, al suo staff, alla squadra e anche ai tifosi per quello spettacolo incredibile che abbiamo visto a inizio video che speriamo ci porti fino a Istanbul e anche a Istanbul sia un qualcosa che unisce avete visto che brividi sentire un San Siro così all'unisono cantare con le luci è una cosa che veramente fa venire le lacrime in incredibile ma che coinvolge in una maniera clamorosa tutti ma vi faccio un piccolo esempio io e mio fratello non lavoravamo, avevamo un sabato libero, di solito lo dedichi alla famiglia, sta in famiglia anche perché sennò la situazione diventa preoccupante. No? Mogli, fidanzate, poi chiedono considerazione e tempo da dedicarvi, ma. Siamo voluti andare proprio per l'entusiasmo, per non perderci una partita che era vabbè, molto importante, che potevamo vedere comunque dalla tv, ma abbiamo voluto andarci, cosa che forse facevamo prima di cominciare a fare i giornalisti quando eravamo ragazzi, ma proprio per l'atmosfera che si è creata e, e lo spettacolo che... Che c'è a ogni partita dell'Inter. È peccato che sia finita, finita già la stagione, a parte l'ultima finale, proprio un peccato. Comunque per farvi capire quello che si sta scrivendo, e la storia che, che l'Inter comunque ha scritto, riuscendo ad arrivare fino a Istanbul, superando i campioni di Spagna del Barcellona nel girone un'impresa clamorosa, i campioni in carica del Porto, che è stata secondo me la sfida più dura e difficile, anche se si tende sempre a sminuire qualsiasi avversario che l'Inter supera, poi i campioni neocampioni di Portogallo del Benfica, che era considerata la squadra più bella e che giocava meglio in Europa, in battuta, non so da quanto tempo, e l'Inter praticamente l'ha battuta due volte, due su due. Una che, aveva fatto, che era passata davanti al Paris Saint-Germain nel girone, aveva eliminato la Juve, e poi il Milan, campione uscente italiano. E adesso vedremo con Manchester City... Hanno lavorato nonostante i giorni di riposo Miki Tarian, Correa e Scriniar, che dovrebbero soprattutto Miki e Scriniar rientrare in gruppo da domani pomeriggio, quando verranno valutate anche le condizioni di D'Ambrosio che ha avuto un piccolo acciacco. L'obiettivo è avere tutta la rosa a disposizione e tutte le alternative possibili, facendo il giusto mix tra chi ha bisogno di riposarsi e chi invece non deve perdere la condizione. Penso soprattutto a Lukaku che da sempre più gioca e più si allena e più trova la condizione in un momento magico e abbiamo capito anche uno dei motivi che lo sta caricando ancora di più una nuova fidanzata che avevamo già visto a Roma festeggiare in campo insieme a lui, che fa la M no, per quando segna per la nuova fiamma che è la rapper americana Megan Stallion. E che è una bella, una bella, diciamo, iniezione di per Lukaku, star della musica americana rap, ha vinto due Grammy, 30 milioni di followers, e abbiamo visto un Romelu ancora più carico un momento d'oro che speriamo continui con il grande dubbio da risolvere sulla situazione formazione titolare tra lui e geco che mi sembra sempre in vantaggio però l'abbiamo detto e sottolineato più volte quella reazione stonata all'olimpico bisogna capirla insieme a un piano tattico che Inzaghi ha già cominciato a studiare col suo staff e forse le ripartenze di Lukaku con i lanci lunghi di Onana secondo me sono difficilmente da fare a, farne a meno, non si può rinunciare a un Lukaku per un'ora di gioco in quelle condizioni lì, poi vedremo. Nel frattempo, bella iniziativa come a Roma di Steven Zang che porterà tutti i dipendenti dell'Inter a Istanbul proprio come esempio massimo di quanto raggiunto sotto la sua proprietà, sotto la sua gestione. Leggiamo dalla gazzetta anche perché c'è una situazione diciamo finanziaria del club che ha visto L'utilizzo di altri 41 milioni del prestito di Octree. L'Inter va a Istanbul. L'Inter tutta, l'Inter come azienda numerosa: i circa 500 dipendenti del club saliranno il 10 giugno su un paio di charter in partenza da Malpensa messi a disposizione dalla società, poi torneranno in patria subito dopo aver assistito alla resa dei conti con i siti. Questa finale è talmente storica, in attesa frutto di un lavoro collettivo tra le stanze di Via de della Liberazione per lasciare indietro qualcuno. Ecco allora la decisione del presidente Zhang che ha invitato via mail tutti i lavoratori nerazzurri. Per il presidente sono giorni intensi tra gli impegni ufficiali in preparazione di Istanbul e i tanti problemi sul tavolo a partire dalla maglia da riempire con un nuovo main sponsor in arrivo in arrivo tra l'altro sono emersi nuovi dettagli sui mancati pagamenti da parte di digital beats ormai ex sponsor rimosso da ogni luogo e da ogni divisa per ripetuta insolvenza nel bilancio al 31 marzo 2023 di intermedia in communication la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor della società è confermato nero su bianco che la società di criptovaluta in questo 2022-2023 non ha pagato un centesimo dei 24 milioni stabiliti dall'accordo oltre a non aver versato bonus ad oggi scattati per 5,75 milioni. Nel totale mancano quasi 30 milioni, non a caso tra le pagine si ripete che la questione da adesso sarà solo in mano agli avvocati, come vi abbiamo detto fin da subito quando abbiamo avuto in mano prima di chiunque altro il bilancio insieme ad Alessandro Giudice e Emanuele, vi abbiamo letto dell'insolvenza delle mancate dei mancati pagamenti era ottobre dell'anno scorso. Tra le pieghe del bilancio, un altro dettaglio significativo con l'avvicinarsi della fine della stagione per onorare le esigenze di cassa, sono arrivati altri 41 milioni di euro tra marzo e aprile dal prestito di OCTRI. Questo nuovo doppio finanziamento soci, sottolineiamo finanziamento soci risponde alle esigenze del budget di previsione per questa stagione. Insomma, Suning... Attinge per un'altra fetta ai circa 300 milioni presi in prestito dal fondo californiano sotto forma di finanziamento nell'estate del 2021. Questi nuovi 41 milioni si sommano ai precedenti 107 finiti nel club, sempre attraverso la controllante Grand Tower, una delle società di diritto lussemburghese attraverso cui Suning e la famiglia Zhang controllano il club. Sono comunque soldi da rimborsare nel 2024 con interessi al 12%, pena la perdita del controllo dell'Inter, visto che le azioni sono state cedute in impegno come garanzia. Soldi da rimborsare da parte della famiglia Zang, non dell'Inter. Ricordiamolo sempre perché c'è chi fa dei minestroni che non c'entrano assolutamente nulla. Il rifinanziamento del prestito, secondo la gazzetta che leggiamo, sarà comunque una delle altre partite di Steven nel futuro. Ma intanto il presidente assapora fino in fondo questa Champions. Andrà festeggiata in ogni caso con i dipendenti. Spinge i ricavi da sponsor e i diritti TV. Nel 2022-23 hanno fatto registrare un calo di quasi un milione, a quota 178. Rispetto all'anno precedente, la novità, però, è che la Champions dell'Inter è andata molto più avanti, fino a giugno inoltrato, e si era messo in bilancio un'Europa League all'inizio. Vi ricordate? Pazienza per quel calo nei ricavi indiretti dalla UEFA per la multa da 4 milioni per il settlement agreement. Del resto, è la scritta successiva a far sorridere soprattutto Zhang. L'impatto positivo dell'ulteriore progressione della squadra in Champions League sarà registrato nel quarto trimestre, chiude il documento. E a questo aggiungiamo anche che, visto il raggiungimento della Champions League, visto il cammino europeo dell'Inter, quei 60 milioni che si erano ridotti a 40 dopo le cessioni di Pinamonti e Casadei, sono una cifra già raggiunta. E quindi, la cosa più importante, al di là di quello che dei tifosi con le calcolatrici e quant'altro, è che non si dovrà per forza di cose sacrificare nessuno sul mercato, verranno fatte delle decisioni prese in base anche alle offerte. Se ci saranno offerte irrinunciabili, non si potrà non considerarle, ma sempre. Considerando quello che hai in mano come alternativa, e una sostenibilità del club e una campagna invece di rafforzamento a cui penseremo dopo il 10 di giugno da finanziare, e in base a quello che arriverà in via della Liberazione. È chiaro che. Adesso tutti i giocatori dell'Inter arrivati alla finale di Champions fanno gola e poi c'è la questione Lukaku, che secondo me è da cercare di tenere in qualche modo e trovare magari anche il modo di riacquistarlo a prezzo di saldo come avevamo ipotizzato. Sento qualcuno che fa la vittima, ma, ma come? Non siete voi che chiedete interventi per chi si impadronisce di, di materiale non suo e viola il copyright intanto noi non abbiamo fatto nulla se non le segnalazioni dovute e ogni decisione viene presa da uh, youtube ma se vai a rubare una mia intervista a Onana non è una grafica a parte che non puoi rubare neanche le grafiche con il logo Mediaset e metterla nei tuoi video a parte quello, i post presi da, dai social di Mediaset, non li puoi utilizzare per i tuoi video. Se vai a rubare un'intervista, a Unana, un'intervista a Perisic con tanto di mie domande. Non so di cosa tu ti possa lamentare, cioè una normativa ben chiara sull'utilizzo di video e altro e se non sono roba tua non la puoi utilizzare, o no? Chiedi anche a chi ha rubato la mia intervista alla nonnina e l'ha messa sul suo canale per fare monetizzazione ma ah, no, ma loro non interessa monetizzare, non interessa a nessuno chi non rispetta le regole, YouTube interviene c'è poco da fare le vittime anche poi facendo quello che non ha mai attaccato per mesi e mesi mi hai definito come bordocampista rincoglionito deficiente leccaculo ma tranquillo che non finisce qua ma neanche dal punto di vista giudiziario tranquillo denunce già fatte non ti preoccupare Lì i filtri servono poco, mi dispiace, ma ci sono delle leggi, non è che adesso tutti aprono canali YouTube e insultano chiunque senza rispetto. Non si può fare, non si può fare. E ci divertiremo e ne vedremo delle belle. Chiuso l'angolo del cialtrone, anche perché dopo mi hanno detto che c'è stato un... Uno spettacolo indegno, sceno in una live ieri, ma neanche i bambini all'asilo non possiamo neanche più abbassarci a livelli sottoterra, neanche terra. Un po' di, di messaggi veloci, posto che comunque abbiamo già letto parte della gazzetta e vi abbiamo dato la notizia che mettiamo da copertina importantissima su San Siro un po' di vostri messaggi per chiarire ce ne fosse stato uno a dire allegri di ringraziare la sua società se si trovano in una situazione del genere dice Fabrizio Cabrini Emmedan, io unana non lo cederei a grande personalità, a grande leader Ezio solo noi possiamo vivere queste emozioni, io c'ero ci sono e ci sarò sempre Quintino, grazie Marco per la tua costante informazione che ci rendi. Vincenzo è qui con tutti noi fratelli Nerazzurri, bravo Davide Caldarini, Forza Inter sempre, coro da brividi, io lo canto sempre, bellissimo, è un grido di battaglia, grande René, Luca Barbagallo, dobbiamo adesso ricaricare le batterie per un'ultima battaglia, Uniti, senza sottovalutare e lasciare andare la partita col Torino di domenica perché il... Terzo posto comunque è un qualcosa di, di meglio rispetto al quarto. A proposito di parametri zero, dice invece Marco, come regalo di nozze Messi potrebbe anche venire all'Inter per L'Autaro. Uno scudetto scucito praticamente a Natale, Luca De Feo, che ringraziamo lui come tutti gli abbonati. Usciti dalla Coppa Italia contro il Torino, due derby di semifinale persi di Champions, voto 8 al Milan, ci sono tanti modi per rosicare, ma qui andiamo oltre. Ma basta dare 15 alla stagione dell'Inter, Luca. Mattia dice "Ci fai rimanere sulle spine con la notizia che hai dato sul calciomercato. Vi ho detto attenzione a un bel parametro zero che abbiamo qui nel cassetto. È a movimento è a livello altissimo, ma non di calciomercato." riguarda il futuro dell'Inter. Onofrio ci scrive e dice: "Purtroppo pochi giorni fa ho perso un caro amico fraterno per colpa di un male conosciuto o non conosciuto. Noi interisti siamo una famiglia, noi interisti veri, non i cialtroni. Vincenzo ti staremo vicino, grazie di tutto, Marco, grazie per le tue parole, c'è chi addirittura mette in dubbio e non ha rispetto di Vincenzo, della sua sciarpa, cose da miserabili, come gli abbiamo detto, e non perderemo più neanche tempo a, a rispondere agli insulti, perché sono a rantolo a fare il giro delle sette chiese, perché non li guarda, non li segue più nessuno. Stadio straordinario i brividi. Quel video delle luci degli smartphone mette davvero brividi di gioia e felicità, a Umberto. Oltre alla bellissima sciarpa di Giuseppe, ricordati di portare il nostro cuore, mi chiede Benedetto, a Istanbul. Ed è insieme a me ogni mattina, ogni giorno. Non vi preoccupate, ci basta un punto per arrivare terzi, visto che il Milan, con il Milan siamo in vantaggio di 9 gol sulla media reti, battere il Torino sarebbe meglio. Non è detto che la Lazio vinca con l'Empoli, i rossoneri affronteranno una fatal Verona con l'acqua e la gola. Potresti anche arrivare secondo vincendo e se la Lazio non dovesse farlo contro a Empoli. Quindi perché non provarci? Sarebbero quattrini in più. Direi che ci siamo. Ringraziamo tutti gli altri tantissimi messaggi che però sono veramente qualcosa di incredibile sempre di più come continua ad aumentare le visualizzazioni facciamo facciamo una rassegna stampa veloce sulla juve con cui apre la gazzetta e abbiamo già spiegato la situazione vediamo cosa succede la giornata di oggi poi potremmo fare anche una live veloce c'è una, una, una doppia pagina sulla situazione. cioè una pagina su San Siro, una doppia pagina sul matrimonio di Lautaro. Un Sida Champions. Il toro innamorato. Sposa Agustina. Inter Argentina sono ai suoi piedi. Poi, qui, vi facciamo vedere anche la nuova fiamma: Megan De Stallion di Lukaku. E poi parole di Busquet, Guardiola, l'Inter può far male, Spalletti difficile superarlo. Andiamo al Corriere dello Sport, si apre anche qui con la notizia del patteggiamento della Juve e si comincia a preparare la finale di Champions con un piano già stabilito da Simone Inzaghi. Simone in the City è il titolo, Inter al top in 10 puntate, oggi intanto meno 12 come il nostro countdown. Miki Screener Correa da ritrovare, lavoro personalizzato per tutti, ampio turnover contro il Torino, condizione atletica già ottimale grazie al grande lavoro svolto dallo staff, poi anche qui la notizia di 41 milioni di prestito soci nelle casse del club, intervista all'ex Nerazzurro Casadei Bomber al Mondiale Under 20, cos'era un regalo per il Chelsea, ma questo ne parliamo sempre.